Alle 16.30 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in A4 tra gli svincoli di Vicenza Ovest ed Est, poco prima delle gallerie, per un tamponamento tra due auto e un furgone con principio di incendio. Di quest'ultimo, una persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dalla centrale con il personale di prima partenza hanno messo in sicurezza i mezzi e spento le fiamme che hanno riguardato il motore del furgone Citroën Jumper, mentre un automobilista è stato assistito dal SUEM e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.